Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Rosso. Oggi domanda a $1 milione, ogni quanto irrigare l'orto e per quanto tempo. Lo vediamo dopo la sigla. E non me ne vogliate a male, ma avrete una risposta che non vi piacerà. Eccoci sul canale. Allora, ogni quanto irrigare l'orto e per quanto tempo? Non c'è una risposta, non si può dire, non è un segreto, ma non si può proprio fare una programmazione del genere, perché sono talmente tanti i fattori che concorrono a una scelta del genere che è impossibile dare una risposta. Però, giusto per non lasciarvi l'amaro in bocca, vi dico come lo irrigo io e questi sono i risultati. Allora, vi faccio vedere un attimino, prima di tutto, una panoramica del mio orto e poi vi parlo dell'irrigazione. Tutto ciò che vedete è irrigato a goccia, tranne i cassoni, questi qua, insalate, lattughe varie, cassone di recupero delle femminelle, lì avevo i legumi, non sono venuti, quindi tra un po' metterò le colture autunnali, quindi lo sto lasciando andare, ma tutto il resto ha l'irrigazione a goccia. E questa è la prima raccomandazione che vi faccio: non usate la pompa per irrigare, soprattutto quest'estate dove l'acqua non c'è. Se ne spreca tantissima con l'irrigazione a pompa. Io la pompa la uso soltanto per le lattughe, però con alcuni accorgimenti, come la rete ombreggiante, ne uso ben poca di acqua così. Come vi dicevo, tutta irrigazione a goccia. L'irrigazione a goccia funziona così: tubi preforati, una pompa a monte, un serbatoio d'acqua di recupero dell'acqua piovana quando piove, e vedete adesso in funzione c'è una goccia che scende ogni tot secondi. Allora, per avere piante del genere, sono tutte sane, sono contento quest'anno di come sta andando. Queste le vedete un pochino più con le foglie chiuse, stanno soffrendo la siccità. Sto iniziando adesso a pacciamare con la paglia perché l'ho trovata da pochi giorni. Quelle invece sono spettacolari, bellissime, come piante di pomodori, perché ho già la pacciamatura da maggio. Pacciamatura in Utah, vi lascio qui il video. Una pacciamatura spettacolare, peccato solo per il costo. Allora, veniamo al succo del discorso. Io irrigo 20 minuti il mattino e 20 o 40 minuti la sera, a seconda dell'andamento della giornata, del caldo. Ora ci sono costantemente dai 30 ai 35 gradi, quindi non lesino l'acqua, e questo è il risultato. Già solo con 20 minuti il mattino, mattino presto, prima del sorgere del sole, mi raccomando, io ho piante così. La sera, dopo una giornata sono state sotto il sole, gli do altri 20 minuti di irrigazione. In realtà devo controllare le tabelle per quanto riguarda la quantità di acqua che esce per ogni ugello, ma parliamo veramente di pochissima acqua per ogni pianta. E la pacciamatura a questo punto mi aiuta tantissimo. Avete visto adesso la differenza sulle piante non pacciamate. Sto iniziando, come vi dicevo prima, a pacciamarle ora con la paglia, ma ci vorranno poi dei giorni affinché loro si possano riprendere. E se avete visto l'altro video, sto iniziando ora a mettere un po' l'ombreggiante intorno a tutto l'orto. C'è ancora molto lavoro da fare. Quindi il mio consiglio è utilizzare l'impianto a goccia, e guardate i risultati, guardate qua cosa c'è. Non utilizzare la pompa assolutamente, no, e nel mio caso 20 minuti al mattino l'impianto a goccia e 20 minuti la sera. Ovviamente, se avete la fortuna di avere un po' di ombra naturale, potete ridurre l'irrigazione serale. Tra irrigare la sera e la mattina è sempre preferibile irrigare la mattina. Perché? Perché la mattina l'acqua in eccesso, l'umidità in eccesso, verrà poi asciugata e evaporata dal sole, mentre la sera, se scende troppo la temperatura, ma non è questo il periodo, non è questo il caso, rimane un po' di umidità nel terreno che potrebbe dare origine a delle muffe, soprattutto se ci sono foglie come queste, guardate, che devo togliere, che toccano il terreno. Ecco, questo è un problema. Se voi irrigate la sera e non si asciuga velocemente l'acqua, si formano delle muffe che attaccano le foglie, e quindi abbiamo due possibilità: togliamo tutte le foglie come pomodori per i primi 10 cm, non deve toccare nulla a terra, oppure non irrighiamo la sera, dobbiamo irrigare il mattino. Quindi è stato un video molto breve, spero vi sia stato utile. Prendete con le pinze chi vi dice che dovete mettere un tot di litri di acqua a pianta ogni tot di tempo. È tutto soggettivo. Il mio orto funziona così, il vostro funziona in un altro modo. Io ho una determinata temperatura, ho dei venti particolari, ho un terreno particolare, e quindi ci sono talmente tante variabili in gioco che dovete fare delle prove, dei test. Solo voi potete sapere com'è il vostro orto e come sono le vostre piante. Io, più che portarvi in dote la mia esperienza sul mio orto, che non è detto che sia uguale al vostro, di più non si può fare.
Se avete domande da farmi, scrivetemele pure qui nei commenti, vi rispondo a tutti nel limite del possibile. Grazie per essere stati con me anche oggi, mettete un like se vi è stato utile questo video, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere nei vostri social. Ci vediamo giovedì prossimo.